Buongiorno a tutti, ben arrivati. Eccoci qua, buongiorno, io sono Paolo, lo vedete anche dalle slide. Oggi abbiamo un appuntamento extra, una volta al mese c'è un appuntamento, un evento, diciamo, extra che faccio oltre a tutti i webinar che faccio la mattina di live trading o l'Outlook Weekly del lunedì. Per questo giovedì del 1 luglio abbiamo la tematica della strategia di trading per i principianti. Allora, prima che passiamo al grafico e passiamo a tante altre cose, devo dire che trovare una strategia, diciamo, per chi è agli inizi non è la cosa più semplice. Diciamo che non è che sia, incomincia così che vai sicuro. Non c'è. Però ci sono delle cose basi che il trader deve sapere, da cui poi puoi ricavare, diciamo, una strategia, o meglio, devi cercare la tua strada. Ogni trader, fare trading è singolare, è soggettivo. Io posso fare come faccio nel trading intraday, poi magari vi mando i miei link, guardate nel blog le performance, guardate quello che ho fatto, faccio intraday quando faccio live. I webinar, magari chi è nuovo ancora non mi ha mai visto, oppure mi avete seguito su YouTube, avete visto che nella mattina, in un'oretta della mattina, si riesce a fare delle performance da capogiro. Ma io sono 19 anni, or quasi 20, che faccio trading e ne ho passate di cotte e di crude per fare queste, tutte l'esperienza che ho praticamente è passata da strategie, da metodi, da veramente tante cose, anche tante sconfitte, fino a quando trovi la via di mezzo. Non è che ci sia l'infallibile. L'infallibile è una strategia che ha lo stop loss, un take profit e così via, ma è difficile avere una strategia che ti faccia sempre guadagni, ok? Se cioè non esistono 10 operazioni su 10 messe bene, anche se ho dimostrato il contrario, perché posso fare una settimana dove non ne sbaglio una, ma io vado con la direzionalità. Vado con stop loss senza, quindi chiaro, lo stop loss è solo mentale, oppure il conto intero, oppure il tempo. Quindi se io ho una settimana che il trend è ribassista e faccio solo short, chiaro che non mi beccherò neanche uno stop loss. Perfetto, però cominciamo un po' anche andare nei grafici. Allora, come trovare la migliore strategia per te? Allora, prima cosa passiamo ad un grafico, poi se avete domande non c'è problema. Allora, un grafico. Per esempio, qui adesso non guardate questo albero di Natale, togliamo anche questo test. Non guardate l'albero di Natale, come lo chiamo io, che ha tante, un attimo che mi blocco le slide perché sennò mi rompono le scatole. Che ha tanti colori, diciamo, c'è questo metodo sotto che è un metodo ciclico. Vedete questi rettangoli che io inserisco. Solo chi mi segue alla mattina, diciamo, sa che questo metodo è semplice poi alla fine, però per chi è nuovo, tanti di voi sono nuovi, quindi trovarsi davanti a una cosa del genere è un po' un albero di Natale. Poi io uso molto un'analisi tecnica, anche se la so del tutto, perché 20 anni che lo faccio, ho studiato all'inizio tutta l'analisi tecnica, tutte le candele giapponesi a memoria praticamente, non serve, serve soltanto sapere il 10%. Io la uso implementata a questo metodo, dove ho messo un canale da questo massimo a questo massimo, prendendo questa espansione qui, da qui a qui, e ho questa, quindi la fuoriuscita da questo canale praticamente è un segnale long di partenza da questo minimo. Ok? Però queste sono già cose avanzate, però mentre io parlo, che magari riuscite a stipulare un breakout, tanti di voi, ah, ma che cos'è il breakout? Cosa vuol dire breakout? Vabbè, magari è una cosa basilare, è una rottura di un massimo, un breakout, una rottura di un minimo, un breakout, per esempio, no? Cioè un'uscita fuori da questa zona ti porta ad un'altra zona, ok? Quindi io quando ho incominciato, voglio veramente, perché so che tanti di voi sono all'inizio, quando io ho incominciato mi sono dato un po' una regola, ho detto ok, 20 anni fa ho incominciato così, come tutti, forse anche per scherzo, forse anche per tentativo e forse anche per disperazione. La disperazione è, diciamo, la vocina che ti chiama a fare trading, perché all'inizio, adesso non più perché hanno bannato queste pubblicità malefiche, per fortuna, ma all'inizio i broker facevano le pubblicità con quello incravattato, o magari vestito anche da golf, che è il golf, lo sport che
che fanno i ricchi, diciamo così, ha preso, anche se non è vero, ma ha preso questa impronta. E quindi facevano la foto di quello davanti appoggiato al Ferrari o alla macchina sportiva con la casa dietro, insomma, facevano vedere che vivi una vita spensierata facendo trading. Non è così, assolutamente, non è assolutamente così. Però io sono arrivato, diciamo che non volevo più, arrivavo da altre attività, avevo venduto tutto, volevo stare a casa, non volevo vedere gente, ho cominciato a fare trading per questo motivo, ok? In una giornata ho perso i miei primi 500 euro, ma non era quello il problema, poi ne ho persi tantissimi, i primi 2 o 3 anni ho perso tanti, tanti di quei soldi, che è questo il motivo. Chi più ne ha, più ne perde, chi non ce li ha, ce li fa prestare, li perde pure, diventa un circolo vizioso. Quindi devo dire già a tutti, attenzione, che fare trading è un mestiere, va fatto con consapevolezza, ok? Va fatto anche con idee di mantenere, diciamo, all'inizio un piede qua, un piede là, cioè non è che io dico, ah, adesso voglio fare il trader, intanto vado al lavoro, ci tiro due schiaffi al capo e poi me ne vado, tanto io sono un trader. No, ragazzi. Scusate se parlo tanto e non incomincio ancora con il webinar, ma secondo me è importante anche questa cosa. Non è così. Per fare trading, uno dei componenti, forse il più importante, secondo me, è la serenità. Okay? Avete mai sentito parlare di quando uno non sta tanto bene, anche di salute, meglio che non si metta al computer a fare trading? Hai litigato con la moglie o col marito, meglio che non ti metti a fare trading? Hai dei problemi personali, anche magari anche in famiglia, un lutto in famiglia, non fare trading. Vai in spiaggia perché sei in vacanza, vai in vacanza. Non fate come tanti che mi scrivono: Paolo, sono qui sotto il sole in spiaggia, ma vado long o vado short? No, vai dentro l'acqua, fatti un bagno. Questa è la dinamica di quando uno fa trading, deve cercare anche di trovare la serenità interiore, deve essere sereno. Un trader deve fare le cose serene, cioè una cosa deve essere concentrato. Nel penultimo video del mio blog, mi pare il penultimo, o comunque nei video di questa settimana, c'è un momento dove io sono entrato pesante, a un certo punto decido di perdere, di chiudere in stop loss, cioè mi chiudo io e ho girato l'operazione da long che ero, mi sono girato short e lì guadagnando. Queste decisioni qui non hai il tempo di farle, hai quel decimo, cioè guardando il minuto hai forse 1 minuto di tempo, se proprio è tanto, forse anche solo 30 secondi per capire, perché quando ti gira, ok? Quindi, per esempio, questa zona qui, anche se io guardo il minuto perché faccio trading sul minuto, ma se questa zona qui magari ti ha detto di entrare long e tu magari invece sei entrato short qui ti devi girare con uno, girarti, magari qui sei entrato con uno, qui entri con due. Però se poi non riesci a prendere profitto oppure non sei entrato, non sempre ritraccia il grafico così. Potrebbe aver fatto una cosa del genere e ripartire a rialzo. Quindi se qui hai degli short, rimani bloccato. Quindi anche questa cosa qui, delle decisioni, devono essere delle decisioni fatte veramente o a priori, cioè a priori io dico se da qui che sono andato short mi va qui in alto, mi stoppo, mi giro low, quindi la decisione è stata fatta a priori, ancora prima di cliccare la prima volta. Ok, ritorniamo a me. All'inizio ho deciso però con consigli, magari anche di video che ho trovato in giro, di dover imparare, studiare, entrare nel metodo, entrare probabilmente in tutto quello che potevo assimilare e farlo. Vi faccio l'esempio più banale: magari andavo a tagliarmi i capelli e i giornali che c'erano lì, cercavo un giornale di finanza, anche se non ne capivo veramente niente. Ancora adesso, se mi leggo un libro, cioè un giornale di finanza, che solitamente i giornali di finanza non è che rapportano strategie, ma magari qualcosa su azionario che io comunque non lo trado, qualcosa sull'euro-dollaro. Ma leggendo queste cose qui impari veramente soltanto magari un vocabolo che poi ti può servire. Quindi mi sono veramente inoltrato al 100% nella materia trading, nella materia forex. Ok? Poi cambiano le cose, ho comprato anche un corso, consiglio a tutti di comprare corsi se vanno oltre i 300 euro, perché 300 euro sono una spesa che puoi, diciamo, ammortizzare, però se vi trovate uno che vi dice, ah, sì, 2.800 euro, ti compri il corso e diventi un trader, ragazzi, vi stanno vendendo acqua calda, ma non perché la strategia del corso non funziona, perché la strategia del corso magari anche funziona, però la dovresti fare uguale identica come chi l'ha inventata. E purtroppo il trader
ogni persona ha la propria mente. C'è chi entra long, chi entra short, guadagnano entrambi. Però dipende dall'ottica di che posizione vuoi fare. Bene, a questo punto vorrei anche cominciare un po', mostrandomi un po' come trovare la migliore strategia di trading. Secondo me, mettiamoci un po' un attimino in chiaro che voglio riassumere queste 6-7 voci del sommario un po' anche parlate. Come trovare la migliore strategia di trading per te? Sei tu la tua migliore strategia, ok? Se tu sei un fumatore accanito e sei nervoso, la prima cosa che devi fare, non dico smettere di fumare, ma ridimensionare il consumo. Ridimensionare il consumo del caffè, adesso mi prendete per pazzo, no? Però anche questa cosa qui dovete stare sereni, perché nel momento che il mercato va tutto bene, il godimento di fumarsi la sigaretta o bersi il caffè è anche buono, ma nel momento che va tutto male, avete il conto magari anche in difficoltà e state perdendo 3, 4, 5, 10 mila euro e dite, cavolo, perdo tutto il capitale, incomincia a diventare la sigaretta e anche il caffè. Oltre a non essere sereni, diventa un'adrenalina negativa, è quella che nu nuoce il corpo molto di più dell'adrenalina positiva, chiaro. Quindi cercate un attimino di tutelarvi anche su queste cose, di cercare di ridimensionare tutto. Io, magari mi prendete veramente come pazzo, sono uno che cerca molto di avere una linea continua sia tra vita e tra lavoro. Il lavoro del trader comporta stare anche sereni e vivere bene, cioè poi l'effetto soldi, l'effetto finanziario ti fa automaticamente vivere meglio perché hai un pensiero di meno, ma questo non vuol dire che anche se hai i soldi ti puoi permettere una, due, tre, quattro macchine o magari si rompe qualcosa o il televisore è più grande della parete, questo non vuol dire felicità, questo non vuol dire neanche serenità. Vuol dire veramente un pensiero di meno perché se si rompe la televisione te ne compri una nuova, se si rompe la macchina al primo posto di ripararla ne compri una nuova, poi se hai le macchine nuove non si rompono, vero? Quindi l'effetto soldi ti porta alla serenità, ma fino a un certo punto, ok? Quindi trovare la miglior strategia di trading per te è prima cosa questo, seconda cosa, operare sul minuto. Vuol dire entrare magari, tanto vediamo che questo canale qui lo spostiamo qui, perché becchiamo il minimo a questo punto, il minimo assoluto è questo, ok? Solo per portare avanti anche per chi c'era prima. Quindi se mi rompe questa zona qui, incomincia a diventare interessante il long perché sta partendo una nuova distribuzione sul minuto. Parlo di distribuzioni, parlo di analisi ciclica che poi magari vi appassiona e vi andate a vedere nel mio blog. Nel frattempo, visto che non l'ho caricata, ma lo faccio adesso, vi metto le mie slide così magari qualcuno vuol già andare a sbirciare e dire: ma chi è questo che parla tanto? Che fa il trader veramente? Ok, segnatevi solo questo. Lì ci sono tutti gli altri indirizzi. Comunque, mpagendaforex.com è il mio blog, lì trovate tutto. Sul sistema di GoToWebinar potete cliccare la macchina fotografica e vi fate lo screenshot di questi indirizzi. Il mio contatto Skype, il mio blog, il mio sito, un sito a pagamento per il trading automatico. Ok? Fatto, lo tolgo. Ok, tornando a noi, trovare la migliore strategia di trading vuol dire anche avere un'idea di quello che voglio fare. Ho tutto il tempo, tutta la giornata, sono pensionato. Sono uno studente che ho 2 anni di pausa non prima che mi cominci l'università. Ho appena finito il militare, se non c'è più, ma insomma, ho 1 o 2 anni di tempo da dedicare solo al trading. Oppure ho perso il lavoro e non ho voglia per il momento di cercarmi qualcun altro, incomincio a fare trading. Quindi, quanto tempo hai a disposizione? Sei un trader part-time? Lavori alle 2 di pomeriggio nel tuo lavoro classico? Allora, fino alla mattina puoi fare trading. Magari ha senso fare trading sul time frame a 1 minuto con una strategia sul minuto, magari ha più senso fare una strategia sull'H1. Quindi H1 vuol dire un orario, c'è cioè una candela di un'ora, bene o male la candela di un'ora si muove meno di una candela a minuto, posso pensare che magari il target sia un po' più al posto di 1 minuto di prendere 5, 6, 7, 8 pips, nell'H1 magari mi prendo anche 10, 20, anche 30, magari riesco sull'H4 a innescare una bella strategia dove posso farmi anche tutta la giornata, magari tenerlo anche 1, 2, 3, 4 giorni. Per
Per il lungo termine, per il trader che dice no, io preferisco guardare il grafico daily, quindi vai sul daily, preferisco guardare il grafico daily, andiamo anche qui, sul grafico daily, fare una strategia che la faccio solo una volta al giorno, lo guardo la sera, la guardo la mattina e basta. Fare il lungo termine quando ti becchi un'entrata bella e ti fai questa cosa qui, in 3 giorni ti fai il malloppo, ma se vai a capitare in una giornata, che ne so, anche questa qui ti fai il malloppo. No, se ti becchi in una giornata del genere, ti fa tutta questa lateralità fino a qui, sono passati praticamente 15-17 giorni e tu sei ancora fermo qui. Quindi non so quale sia la cosa migliore. Io non faccio intraday, io faccio soltanto, non faccio lungo termine, faccio solo trading intraday, guardando anche l'H1, logicamente, guardando il minuto. Ok? Vedete come si sta mantenendo molto basso l'euro dollaro per il momento, perché c'è questa pressione ribassista, ma io non vendo più, sto aspettando di comprare, ok? Solo per dire anche a chi c'era prima, sto aspettando ancora di comprare, non vendo più, ormai le vendite sono sui minimi assoluti, non mi conviene vendere, cerco di aspettare. Questa trend line la copio, la metto sulla candela che è appena partita adesso, quindi l'open price è questo, da qui in poi, da questa zona qui, io me li segno sempre, da questa zona qui la candela H1 qui comincia a diventare verde. È interessante capire sempre quando sugli open price le candele hanno fatto la prima spike ribassista per poi diventare, diciamo, una candela rialzista, ok? Partiamo da questo presupposto. Allora, trovare la strategia di trading è anche definire il tempo che ho a disposizione e il time frame, cioè il tempo in cui devo tradare. Ogni candela contiene una contrattazione, in questo caso sono contrattazioni da un minuto. In questo caso sono le contrattazioni contenute in una candela H1 e questo mi dà praticamente già un responso su quello che voglio fare, ok? Quindi devo capire queste cose qui. Un'altra cosa molto importante per chi fa trading è prima capire qual è il mio conto di trading, che conto sto usando e che conto voglio fare. Per esempio, io vado su questo conto qui, vado a vedere il mio conto, metto il cursore sopra la scritta, questa è una cosa che sicuramente tanti di voi non lo sanno, già solo per questo valeva la pena vedere questo webinar, perché tanti non lo sanno, e qui sotto posso vedere qual è la mia leva finanziaria. Io lavoro con un conto di leva 1.400, ok? Non avrebbe senso con un conto piccolo lavorare con un conto che non ha la leva 1.400, 1.300, 1.500. Perché non avrebbe senso? Perché se ho un conto da 100.000 euro non ho bisogno di leva finanziaria perché ho abbastanza capitale, però se io voglio fare dei guadagni ricavati dall'exchange, forex exchange, quindi il forex, lo scambio di valute, devo scambiare 100.000 euro per avere una differenza di guadagno, giusto? Bene, in questo caso qui non lo posso fare con 1.000 euro perché alla fine serata avrei magari guadagnato 50 centesimi della differenza, invece se hai 100.000 euro la differenza è tanta. Quindi devo anche capire una cosa: voglio fare forex, quindi lo scambio delle valute, voglio fare azionario, che lo sconsiglio dal punto di vista di volatilità, perché il mercato azionario non è tanto volatile, ha altri orari, a volte non si muove tanto, a volte sta fermo, a volte ti fa un salto imprevedibile. L'azionario è un po' diverso. Oppure vado a fare il commodities, oro, rame, platino, il petrolio, sono tutti derivati, quindi materie prime, e quindi alla fine materie prime e derivati sono i commodities, posso tradarli. Anche lì, attenzione, il broker differenza dalla leva finanziaria sul forex, sulle valute, alla leva finanziaria sugli indici, la leva finanziaria sull'azionario e la leva finanziaria sul gold. Quindi accertatevi che il gold o il rame o che volete tradare il petrolio abbiano una leva finanziaria abbastanza alta, se no non vale la pena tradarli. Questo è per i broker retail, che il mio broker tipo Vidi Swiss è un broker retail. Retail vuol dire per i piccoli investitori, ok? Poi per i grandi investitori ci sono i provider di liquidità, ma lì si parla di conti sopra i 100, sopra i 200.000 euro per avere un conto diretto a mercato senza passare da un broker, passi per un provider di liquidità, ok? Questa è tutta un'altra tematica. Quindi anche lì devo focalizzare cos'è che è meglio per me, tradare l'oro che guadagno di più ma è molto pericoloso, si muove tanto ed è difficile, la finanziaria magari non è ottima,
Una cosa che vi dico io come esperienza, le valute, qualsiasi valute, prendete l'euro-dollaro, prendete la sterlina, yen, quello che volete, qualsiasi coppia di valuta, giornalmente ha una perdita, comunque una perdita o un incremento, con uno scambio, diciamo, di quotazione che può variare, diciamo, fino ad arrivare ad un massimo di 3,8%. Ed è niente, veramente, non è assolutamente niente. Un azionario, prendete, che ne so, una notizia negativa su Facebook come azionario, su Apple, per esempio, la morte di Steve Jobs, per esempio, l'azionario perde 30, 40, 50%, quindi il titolo dimezza. Immaginate se siete dentro quel titolo con la leva finanziaria. Non è che si brucia il conto, si spegne anche il computer poi alla fine, no? Quindi, questa è la differenza dall'azionario alle valute dal mio punto di vista. Poi, le criptovalute, per esempio, l'esempio che mi viene adesso esatto è, guardate il Bitcoin. Bitcoin alla fine cosa ha fatto? Da 60.000 che era più o meno, adesso saranno stati 58.000, non so quant'era, io non li trado le criptovalute. Secondo me le criptovalute è una cosa che non ha senso tradarle perché sono uno strumento ancora veramente novellino, molto fresco per fare trading, pericoloso. Siete andati long 50.000 e adesso è, non so, 28.000, 30.000, non lo so perché io non lo seguo, ma so che ha perso tantissimo perché c'è una alta volatilità. Quindi per trovare la migliore strategia di trading devo capire, voglio fare azionario, voglio fare gli indici, il DAX che è molto bello, anche lì, attenzione che i DAX non hanno una leva finanziaria che va oltre l'1,100 di solito, a volte addirittura è 1,30, quindi è pericoloso tradarlo con un conto da 1.000 euro. O da 2.000 euro, da 10.000 euro, su un conto più grande vale la pena. Io il DAX lo trado anche, ma lo trado con il tempo, vado una strategia sul tempo. Quindi parlando di questo, io sono veramente un trader un po' diverso, un relatore un po' diverso, vedete che parlo tanto, ed è molto più faticoso parlare che farvi vedere delle cose. Mi preparavo qualche slide, passavo l'oretta e finita lì, ma non ha senso. Ok, quindi per come trovare la propria strategia di trading, una piccola infarinatura è trovare. Prima cosa voglio tradare? Dagli ai copie di valute, agli indici, commodity, l'azionario, cripto. Io vi ho dato un paio di consigli. Secondo me, chi è agli inizi, per avere meno rischio, rimanete nelle valute. Mio consiglio personale, perché avete più soddisfazione, un po' di rischio in meno, sebbene il rischio in borsa c'è sempre, e magari un po' di fortuna all'inizio riuscite a far crescere un conto che solitamente i primi conti si vanno ad azzerare, perché la scuola è per fare trading su conti reali, è la miglior palestra, la miglior scuola. Questo è il mio consiglio. Poi, sulle valute, 21 tipi di valute, non so se magari sono anche aumentate, non so, più o meno ci saranno 20-25 coppie di valute, sono le più contate, mi pare che erano 21. Non si devono tradare tutte, ok? Io a volte mi soffermo su operare solo sull'euro-dollaro. Magari qualcosina di un'altra coppia, ma solo euro-dollaro. Quindi se io faccio operatività intraday, magari vi posso far vedere l'operatività, ma no, ma non la faccio neanche vedere perché non c'entra. Ieri ho fatto tutto euro-dollaro, per esempio. Okay? Chi mi segue la mattina lo sa, andate a vedere l'ultimo video caricato ieri, vedete che c'è solo euro-dollaro, con una somma guadagnata che magari uno la guadagna in 3-4 mesi in un lavoro tradizionale. Io in un giorno ho guadagnato quello che guadagna una persona, diciamo, con il lavoro tradizionale, l'ho guadagnato un paio d'ore ieri mattina, ma non per vanto. Sono 20 anni, faccio trading, se non li faccio io questi incassi, chi li deve fare? Quindi vi consiglio di limitare la watch list, cioè quello che avete da tradare all'inizio con una, massimo due coppie. Lì anche andare a differenziare, se tradate l'euro-dollaro che ha, diciamo, è una delle coppie più scambiate, state attenti per esempio a tradare anche la sterlina dollaro. La sterlina dollaro ha un conteggio dei pips, dei ticks, dei punti che è differente dall'euro-dollaro. Se metti un'operazione dell'euro-dollaro guadagni di meno su una sterlina dollaro perché si muovono diversamente. Okay? Il conteggio è sempre lo stesso, ma mentre il range dell'euro-dollaro è 80 pips di media al giorno, la sterlina dollaro te ne fa anche 120-140, quasi il doppio. Quindi una candela K1 che dell'euro-dollaro magari ti fa di regola 15, 16, 20 pips il massimo, la sterlina dollaro te ne può fare anche 40. E quando sei nella zona sbagliata, attenzione, ahimè, attenzione, candela K1 diventa long, vedete qui incomincia a dare un segnale long. Io parto direttamente da queste cose qui, anche se voi guardate il grafico tutto colorato con un Fibonacci, sono cose nuove.
Poi nel frattempo cominciate a gestirvi anche l'operatività sui canali, sulle flag, sulle formazioni grafiche, geometriche che fanno parte dell'analisi tecnica. Ok? Quindi questo era un segnale long perché la campana gaussiana è partita qui, metodo ciclico, tutto il resto. Va bene, cominciamo però, andiamo avanti. Semplici strategie per principianti che chiunque può usare. Va bene, non è quello il problema, non è quello, perché se io voglio mettere un euro dollaro, prima cosa vi si apre un grafico così che non dice niente. Tanti usano la griglia, io, a me non interessa proprio la griglia, quindi faccio tasto destro, tolgo la griglia e do un grafico vuoto. Aumento il grafico, ma accorgo che sono a barre, quindi lo metto a candele, lo posso mettere lineare. Mi cancella praticamente tutte le spike delle candele, invece su questo qui, per esempio, notate questo minimo qui o questo massimo qui, queste zone qui, se io metto a candela, vedete che ci sono le spike, vedete questo minimo qui che era qui, adesso ve lo segno così anche in questo webinar, qualcosina per chi è nuovo la dovete imparare, il grafico a linee, vedete, lo metto qui, il grafico a linee, se io lo metto a linea, vedete che si ferma qui dove non c'è la spike, quindi mi fa vedere solo le chiusure dei corpi e non quello, beh, diciamo dove è arrivato. A me interessano le candele. Poi lo metto per farvi degli esempi sul minuto, per chi è, se qui abbiamo, ecco, un salto di un back, di un gap sul minuto, vediamo se riesco ad aggiornarlo. Ecco, benissimo, non c'è più il gap. Avete visto? Si impara su ogni webinar qualcosina. Tasto destro, scusatemi. Adesso destro aggiorna, mi si aggiorna il grafico segnandomi quelli mancanti. Quindi vedere qualcosa. Poi il grafico al minuto per farvi degli esempi. Prima cosa che mi interessa è sapere, questo è un grafico, tanto guardo euro dollaro, lo metto sul minuto, facciamo sull'euro dollaro. Vorrei capire come sull'euro dollaro posso interpretare questa situazione. La prima cosa che io faccio, io vi dico, inserite, posso prendere da qui o da qui, indicatori, trend, moving average, una media mobile, quindi una media del prezzo, mobile perché è in movimento, io la metto a 48 perché uso la 48, però la potete mettere anche a 50, a 100, a 20, a 10. Trovate voi la vostra metà, la vostra punto di vista. Ve la metto a 48. Strategie semplici, ok? Per principianti, cioè se sono semplici comunque per principianti, non so chi l'ha scritto questo testo, che chiunque può usare. Bene. Quando il prezzo è sotto la media mobile, vi ripeto, questa è una media a 48, poi potete metterla in qualsiasi, io la uso a 48 perché è la teoria di Gann, quindi la teoria ciclica, la metto a 48. Quando il prezzo è sopra la 48 è long, quando il prezzo è sotto la 48 è short. Quindi è come se fosse uno spartiacque. Guardate, questa zona qui è long, questa zona qui è short. E già qui diventa interessante, vero? Quindi questo long che io vi ho fatto vedere prima, io incomincio a costruirvi l'analisi di prima, che avete visto nel grafico che ho chiamato albero di Natale. Metto un canale, avete visto questo tasto, tasto qui è equidistante, quindi disegna un canale equidistante, lo metto da, non lo posso mettere su questo massimo qui perché è troppo fresco, quindi lo posso mettere sul massimo che era prima, la sto costruendo, e la metto su questa dal minimo al primo massimo che trovo dall'espansione, oppure se voglio fare il contrario posso metterla sul minimo di questa espansione. A me sta metterla dove voglio. Se io la metto qui, guardate come coincide, coincidono dei punti. Avete notato che coincide questo punto qui, che è quello che mi dà, diciamo, l'innesco per inserire il canale. Poi da questo punto qui si tocca con questo punto qui, si tocca con questo punto qui. Quindi vuol dire che all'interno ci potrebbe essere questo movimento, fino a quando poi mi rompe, quindi il movimento cambia di range, va nel range superiore. Bene, per fare questo vi insegno delle tecniche molto basi, un canale che è questo. Bene, poi vedete che a differenza da quello che ho fatto vedere prima, adesso non ce l'ho più, eccolo qui, da questo qui, questo canale qui, notate, no?
a questo che vi ho fatto vedere adesso, questo è tutto colorato, sono altre cose, questo invece sta tornando anche sopra il 50% di Fibonacci, la candela H1 promette bene, vediamo se riusciamo ad andare a toccare il pivot, non sarebbe malaccio, vediamo, però torniamo a noi. A me piace fare, anzi lo dico alla Vasco Rossi, a me mi piace. Sono un po' particolare, lo so, ma è conveniente seguire un webinar di qualcuno che vuole far vedere qualcosa di interessante o volete vedere delle slide e essere ubriacati da quello che vi ho fatto vedere, no? Io sono un classico, sono un fuori dal, diciamo, dal normale perché faccio vedere solo quello che succede nel momento in cui succede. Se io vi volevo far vedere un trade fatto 2 settimane fa, cosa vi interessa 2 settimane fa, ormai non lo potete più ripetere. A me, chi mi segue la mattina sa che io vado sul prezzo adesso. Sono le 10, le 11, 17. Alle 11, 17 devo guardare quello che succede, non quello che è successo ieri. Non mi interessa. Mi può interessare quello che è successo ieri per l'analisi di oggi, ma non mi interessa un trade fatto ieri. Ok? Bene, torniamo a noi. Abbiamo questo canale. Metto un po' di input. Io, vedete che qui, se andate su Inserisci, trovate Andrew Pitchfork, la forca di Andrew. Okay? È un trader che ha fatto questa, nella sua strategia, ha impostato una forca di Pitch. La forca di Pitch, io ve la disegno già qui, è praticamente un bastone e il tridente, disegnato così. Quindi a me interessa sempre il bastone e il tridente. Dalla parte bassa parto alla parte centrale, dalla parte centrale o torno alla parte bassa o alla parte alta, dalla parte alta, dalla parte centrale e così via. Bene, a questo punto, sono cose che non vi spiega nessuno, lo so, io ho questo canale qui, come faccio a ricavarmi una forca di pitch senza usare l'indicatore che poi vi spiego perché non lo uso? Prima cosa mi copio il canale, quindi ho questo canale di nuovo, copiato. Il copiare mi comporta che lo copio schiacciando strong e il click del mouse, quindi strong e C praticamente, poi fate un paio di test, lo trovate il sistema. Copiato, lo sovrappongo a quello che ve lo metto anche un po' più in là, lo sovrappongo. Vedete che mi sono fatto praticamente un canale doppio e questa qui, se notate, è quello che vi dicevo prima, una forca di pitch, bastone, tridente, bastone. Io so che dalla parte centrale la rottura deve andare nella parte alta e fino a qui non si scappa, vero? Sto guardando sempre il grafico minuto. Adesso vi svelo anche il perché non uso l'indicatore di per sé, ma me lo copio, me lo faccio io, me lo faccio con delle trend line, me lo faccio con dei canali. Ma perché lo faccio? Perché se andate su Andrew Pitchfork e prendete questo indicatore, dovete fare 3 punti, 1, 2 e 3 punti e vi si forma questa forca che per carità la posso anche usare, vedete, la posso spostare, la posso girare, però è un po', diciamo, un po' laboriosa a sistemarmela, devo spostare, vedete, devo spostarla dove la voglio io, devo spostare questa cosa qui, cioè un po' troppo laborioso a sistemarmela, quindi poi è all'infinito, mi dà fastidio, quindi non la uso, uso trend line o canali per avere lo stesso risultato, ok? Quindi vi ho spiegato anche un indicatore di base nel MetaTrader senza star lì all'impazzire, va bene? Webinar, secondo me, hanno la caratteristica di aggiungere sempre qualche valore aggiunto a quello che già sapete. Okay? Questo è il mio scopo è questo, non è farvi diventare dei trader in un'ora di webinar. È impossibile. Ok, quindi le strategie che potete riuscire per principianti incomincia veramente da fondare l'analisi tecnica, magari dall'analisi ciclica o comunque l'analisi del prezzo. Ci sono tre tipologie: analisi tecnica, analisi ciclica, analisi del prezzo, la price action. Potete aggiungere anche altre strategie, ma nell'interno di tutta questa cosa, se io faccio analisi tecnica, automaticamente faccio analisi ciclica. Se io faccio analisi ciclica, automaticamente faccio analisi tecnica. Se io faccio analisi del prezzo, faccio entrambi, quindi tutto quanto fa parte dell'analisi. Non c'è tanti dicono, ma io uso l'analisi ciclica, va bene, la puoi differenziare con questo nome, ma alla fine stai facendo anche analisi tecnica. Vi metto un esempio, l'analisi ciclica, il nome già dice tanto, cicli, quindi il movimento ciclico lo rapportiamo a semicicli così, no? Se questa è una trend line è analisi tecnica, qui parte un ciclo, si ferma qui, il ciclo continua.
Ok? Se io vado a vedere questo canale qui a ritorno, sono tutti cicli. Ok? Però sono all'interno di un canale, quindi automaticamente è analisi tecnica. Breakout di questa zona potrebbe essere la continuazione di un trend rialzista. Ma questo lo vediamo poi magari nei dettagli, guardando H1, abbiamo il pivot da prendere, abbiamo tante cose ancora da rivedere. Va bene? Bene. Torniamo a noi. Abbiamo inserito una media mobile. Qualcuno di voi, qui voglio un attimino che interagite perché vi sto rispondendo alle domande man mano come le fate, qualcuno magari l'ho saltato ma rispondo durante il webinar. Chi è che conosce il metodo crossover? Dai, vediamo. Giuseppe, tu che sei dal tempo che ormai mi senti sempre, ormai sei fedelissimo perché hai trovato qualcosa che ti interessa, no? Quindi mi segui ormai da mesi, tutti i giorni, sei operativo con le mie strategie e qualche ricavo l'hai trovato, quindi c'è un motivo perché stai usando e va bene. Ma continua la domanda, chi è che conosce, ripeto, ma chi è che conosce la strategia crossover? Cross, attraversa, over. Attraversa, oltre. Facciamo così, facciamo una traduzione italianizzata. Attraversa oltre, quindi vai oltre. Ok? Cosa significa questa strategia? Perfetto, Antonio, va benissimo. Cosa significa? Allora, io ho una media mobile. Mi interesserebbe sapere quando un'altra media mobile mi fa questo gioco qui. Va sotto e sopra l'altra media. Quindi andando sotto avrei un segnale long, andando sopra avrei un segnale long, andando sotto avrei un segnale short, andando sopra avrei un segnale long. Andando sotto avrei il segnale short, andando sopra avrei il segnale long. Va bene? Come posso farlo se io ho inserito una media 48? Secondo voi ha senso mettere un'altra media 48? Lo prendo da qui, moving average, mi dà la 48. Se la metto a 48 avrò la stessa cosa. Io uso sempre la teoria di Gunn, quindi 12, divido 4 volte la 48, vedete dove si è fermato il prezzo? Non è un caso, questo è il sapere. Il motivo, se tu sei entrato long, scusate che se la finisco, se voi siete entrati long qui, dovete avere un motivo di chiusura, che era questo. Prima cosa. Da qui potrei magari mettere lo stop a pari e cercare di continuare. E poi vi dico che va all'infinito, vi spiego ancora altre cose. Andiamo avanti. Ditemi se vi va bene questa tipologia di spiegazione che uso io nei webinar, perché non so fare altro che trading. Anche altri mestieri li ho imparati, ma il mio lavoro è fare il trader e quindi automaticamente fare il relatore di un webinar lo appoggio a quello che so di trading. Non sono solo un relatore, ma i miei soldi li guadagno con il trading. Va bene? Ok, quindi torniamo a noi. La metto da 48, la divido a 12, la metto però esponenziale, che vuol dire mi prendi gli ultimi prezzi, i prezzi più freschi. Non mi prendi quella semplice che mi fa una media e basta. Mi prendi i prezzi più reattivi, più veloci e la metto esponenziale. La cambio di colore, la metto blu, per esempio, ok? E la lascio di questo colore qui. Ma le metto esponenziale. Tac, cosa mi succede? La media mobile, notate, va a rompere a rialzo o qui o addirittura qui la media 48 e qui mi dice, ok, questa era una situazione long, questa qui era una situazione short, questa qui di nuovo è una situazione long. E già qui abbiamo innescato qualcosa. Vedete come si sta giocando? Perché la forca di pitch ha la caratteristica, ritorno nel punto, la caratteristica di dire dalla parte alta devo andare alla parte centrale, dalla parte bassa devo andare alla parte centrale. Dalla parte centrale o vado long o vado short. Analisi tecnica perché una trend line, l'analisi tecnica ha sempre il 50% di possibilità di andare long e short, quindi solo analisi tecnica non ha assolutamente senso. Quindi la media mobile a 48 non è esponenziale, no, la 48 Luca è semplice per avere una più lenta e una più veloce. Ma adesso vi sto facendo aiuto, mi mancano le parole, degli esempi basati sulla mia operatività ciclica, che comunque rapportati a un grafico naked, un grafico vuoto, assolutamente ha un valore aggiunto perché già avete capito qualcosa. Poi giocate sulle medie. Io se uso il time frame a 5 minuti non ho una media 48, perché 5 minuti non è ciclico, non è frattale, quindi uso una media 60, per esempio. Però torniamo a noi, noi abbiamo costruito questa strategia. Come posso ampliarla? Semplice, vado a marcare
il canale, lo copio nuovamente, ne ho copiato un altro e scusate, ho copiato, però ho spostato quello sbagliato. Paolo, rimettilo a posto. Ok, dai, più o meno. Copio quello che ho copiato, no, no, non l'ho copiato. Un attimino solo che qui c'è in confusione. E questa qui, la devo rimettere qui. Non sono riuscito a copiarlo. Ok, questo lo spengo, questo lo copio. L'ho copiato e lo metto qui. Lo metto sempre un po' più avanti perché il grafico logicamente non andrà mai a ridosso, ma andrà verso la parte finale. Ok? Lo metto qui. E qui continua un effetto, viene l'effetto griglia, ma dinamico, perché il movimento quando si chiama di una trend line è dinamico, perché il prezzo che mi tocchi qui non è assolutamente il prezzo, nella penna bianca, non è assolutamente il prezzo che mi tocchi qui, non sarà il prezzo che mi tocchi qui, perché è dinamico il movimento ribassista. Ok? Come se adesso mi arrivi qui e dopo un po' mi arrivi qui, chiaro che questo qui è più alto di questo, quindi il prezzo è dinamico. Come posso? No, vabbè, questa diventiamo sull'operatività, non è detto che da qui deve andare a questa zona qui, però qui, esattamente Ettore, c'hai ragione, da qui comincia a capire che la forca di pitch è questa e non questa. Quindi se retrocedi andrai qui e non andrai più su questa. Però se vai al massimo potrai tornare qui. Attenzione, qui si sta formando il grafico. Io cerco di utilizzare solo quello che vedo nel grafico, nel monitor. Io ho un monitor abbastanza grandi. Se volete andare a vedere nel mio blog o su YouTube, scrivete video di Capodanno, rivedete un piccolo discorsetto che io faccio per i fedelissimi. E vedete anche la mia piattaforma di trading, quindi vedete quanti monitor sto usando e che grandezza hanno, come sono impostato il mio ufficio, diciamo. Quindi in questo caso mi interessa solo quello che vedo dentro al quadrato del grafico e faccio così, metto le zone di resistenza. Sul minuto quella che vedo è questa, la prima. L'altra zona di resistenza, le resistenze le metto sempre rosse. E invece vedete qui si è fermato pure esattamente sulla zona di resistenza, quindi questo era un doppio zona di take profit, resistenza e anche il canale. Quindi la metto qui. Se io devo mettermi poi delle zone di supporto, tanto mettiamola bene, zone di supporto, vedete dove si è fermato? Le zone di supporto me le vado a segnare su questo minimo qui, per esempio, però non le lascio rosse, le vado a differenziare, il supporto diventa verde. Importante, ragazzi, importante che voi incominciate a fare questa logica, il pensiero deve essere logico. Altro non ne vedo, non faccio altro, questa è una zona di pullback, ma ne parleremo dopo. Quindi il grafico è fermo qui. Notate, siamo ancora sopra la 48, siamo andati con un segnale long, siamo sulla 12. Quindi fino a quando non mi ritesta la 48, l'idea è rialzista. Costruito un'analisi molto semplice. Un'altra cosa che, anche se non è proprio da principianti, però secondo me è essenziale, poi se volete me li chiedete su Skype. Preferisco Skype perché per mail è laborioso e tutto il resto. Mi chiedete l'indicatore di pivot che non esiste sulla MetaTrader, lo dovete avere extra. I parametri sono fissi, lo mettiamo a zero perché sul forex, sulle valute rimane a zero. Do l'ok e mi si formano questi puntini che sono un livello matematico preso dal giorno prima. Fanno una media del giorno prima, massimi e minimi per due diviso, che ne so io, se me la ricordo, la formula, e ti formano questi puntini. E il pivot mediano, che è questo qui, magenta, questo violetta, è quello che giornalmente, lo guardiamo su H1, giornalmente vedete che è andato a toccarlo, è andato a toccarlo, è andato a toccarlo, lo sfiora, lo tocca. Quindi l'idea di oggi, per esempio, visto che è nato sotto, è andare a toccare il pivot. Già questo è un'ottima idea, una bussola d'orientamento. Ok? Stiamo abbandonando i massimi assoluti, cercherei più l'idea rialzista piuttosto che l'idea rialzista piuttosto che ribassista. Ok? Notate come si è fermato però, eh? Cioè già c'è qualcosa di veritiero in quello che vi sto raccontando. Bene, oltre a questo, senza andarvi a incasinare troppo, cercate di usare anche dal minimo all'altro minimo. Ah, no, questo è l'indicatore sbagliato, quello dei tempi, non c'entra, cancelliamo. Questo qui volevo mettere dal minimo all'altro minimo. Cercate di sistemarvi anche dei canali scegliendo questa zona qui, per esempio, da questo minimo qui a questo minimo qui è un altro canale che me lo traccio. Potete anche cambiarlo di colore se volete, perché alla fine, anzi, lo cambio per farvi l'esempio,
spero di stare dentro tutto quest'ora, perché io sono uno che parla tanto e c'è più che altro parla tanto perché mi piace far vedere le cose come sono, mi piace essere un po', diciamo, molto esaustivo su una tematica, perché non è semplice. Vedete che all'interno di questo altro canale mi aspetto questo movimento qui. Quindi una rottura di questo canale automaticamente è un breakout del canale che si è innescato rialzista, quindi ulteriore long rompendo il canale giallo. Perché rompo, sono sopra la zona di resistenza, rompo il canale giallo e mi porto a questa zona qui, nonché il target verso il pivot. Ok? Allora, anche su M5 la 15 è esponenziale, mentre la 60 no. No, perché la 15 tu non ce l'hai dentro su media mobile, 15 io non ce l'ho sul grafico, Giuseppe. Allora, di nuovo ti devo un attimino riprendere perché fai confusione tra un grafico di analisi ciclica e un grafico di metodo fascia, che poi è la stessa cosa, te lo ridico, però qui non ho medie a 15 dentro. Vedi una media a 15? Magari l'ho messa in qualche volta, ma l'ho sempre tolta perché non mi interessa. Qui invece hai la valuta, l'indicatore gaussiano a 15, che è quello magenta, guardando i 5 minuti. Va bene? Ci sei? Se la vuoi usare, Giuseppe, non è che devi usarla, non prendere tutto. Ricorda che sto facendo un webinar anche per chi è all'inizio, quindi sto facendo anche degli esempi, però la puoi usare. Su tutti i grafici H1, H4, minuto, H16, puoi usare la 48 e la 16 esponenziale. Anzi, la 12 esponenziale. Anzi, ti dico ancora di più. Adesso, se mi fai finire, ti dico, quando vedete, sta mettendo un istogramma verde, qui è ancora tutto rosso, si sta spostando al rialzo, questo mi fa piacere perché così, vedete che è arrivato e si mangia tutto. Vabbè, torniamo a noi sul grafico ciclico. Allora, 48 semplice, 12 esponenziale la potresti usare, ma ti dico ancora di più. No, cosa ho fatto? Sì, ciclici, ok, giusto. Allora, ti dico, vedete come la zona di resistenza, anche se è una resistenza sul minuto, ha tenuto, la resistenza sul minuto ha tenuto. Questo vi dico anche il perché ha tenuto. Vediamo se tu, Giuseppe, lo sai perché questo movimento è avvenuto adesso. Vediamo se lo sai. Tu che mi segui da tanto tempo lo dovresti sapere. Perché sta avvenendo adesso un ritracciamento sul minuto così veloce? Ricordati di tutto quello che io uso. Perché sta avvenendo? Dai, veloce con la risposta, Giuseppe. Lo sai o non lo sai? Perché sta avvenendo adesso questa candela a un minuto così, sulla zona di resistenza? Perché? Ci sono due motivi. No. Tanto non ho inserito Fibonacci, no. Il motivo è il tempo. Se voi andate a vedere la candela H1, che è questa, se io la di mezzo la metto a 30 minuti, la candela a 30 minuti è appena partita 3 minuti fa, 4 minuti fa. Quindi è chiaro che deve fare prima il suo movimento di spike, rialzista e ribassista. Ha fatto il tentativo, è andata a toccare la zona di resistenza, è tornata giù perché sul minuto avevo una resistenza posizionata veramente alla mezza, sulla mezza, vedete, 3, 12, 32, è partita la mezz'ora, la prima cosa che fa le macchinette, cioè i sistemi automatici che lavorano sui cambi di candela, hanno visto questa cosa e hanno incominciato a fare la resistenza. Adesso, chiaro che riparte rialzista, perché se il trend è rialzista dovrebbe ripartire a rialzo. Quindi l'effetto che ha avuto adesso è soltanto il cambio dell'ora, il tempo. Quindi ricordatevi sempre che il tempo è molto importante. Bene, allora io adesso ho fatto degli esempi con una media mobile a 48, una media mobile a 12. Quella media mobile a 12, per esempio, io te lo dico e la metto semplice. La cambio, ok? Però ti aggiungo un'altra media, visto che mi hai fatto questo esempio, e te la metto a 6. Mi divido ancora a metà la 12 e questa la metto esponenziale. La metto di un colore giallo, per esempio, e questa qui mi dà un'ulteriore conferma sulla media 12 periodi. Vedete che va sopra e sotto la media 12. Quindi, quando entrambi le medie, tipo qui, la gialla e la blu, sono sopra la 48 e vanno long, hai il servizio rialzista. Capite?
se si possono costruire delle cose, a me non interessa adesso darvi dei settaggi, tu Giuseppe prendi nota di tutto, ma magari non dovresti neanche farlo. Io sto cercando di dimostrare quello che si potrebbe fare, cioè non è che adesso vi sto dando una strategia, ok? Poi se fai il metodo ciclico e quindi dovrò prendere, adesso dovrò limitarmi a non risponderti più, ma non per cattiveria, perché tutte queste cose qui le trovi sul metodo ciclico. Vi dico, sul mio blog c'è un tasto, ve lo posso anche far vedere. Sul mio blog c'è un tasto, c'è un pulsante, quello qui per chi vuole imparare un metodo senza spendere una lira, vai qui, vai sul metodo ciclico ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 video da un'ora e qualcosa l'uno, tutti gratuiti, dove vi spiego l'analisi ciclica dalla parte base, metodi base, alla fine. Quindi se fate questo corso qui che è gratuito, non vi costa niente, siete già aggiornati. Volete fare il corso base, ce l'avete qui. Volete fare dei video per chi è all'inizio, tipo quello di oggi andrà a finire qui dentro. Oppure andate sugli studi del nucleo, è interessante perché qui vado a studiare i nuclei dell'aerodollaro. Ho una strategia per il DAX, trovate tutto gratuito, 5 video sulla strategia del DAX. Avete una strategia che funziona per gli indici, per esempio. Ok? Solo per farvi vedere che non dovete assolutamente spendere tutto. Robotica è c'è solo un video, è l'ultima versione del robot. Ok? Solo per farvi un attimino conoscere la metodologia di, secondo me, è meglio andare a sviscerare YouTube, scrivere su Google che cos'è l'ATR come indicatore, che cos'è l'RSI. Non aspettate che vi cada dal cielo qualcuno che ve lo spiega. Mettete, che cos'è l'RSI? E troverete sicuramente su YouTube qualcuno che si è preso la briga di fare un video di 10 minuti e spiegarvelo. Ma magari vi sta anche simpatico, cominciate a seguirlo, magari è interessante quel trader. Poi se vedete che quel trader lì è troppo marchettaro, fa troppa pubblicità, scartatelo subito perché vuol dire che vi vuole vendere un corso, vi vuole vendere qualcosa e quindi automaticamente non è un trader, perché chi vende corsi vuol dire che non è profittevole sul trading, ma cerca con il business del trading, del forex, a vendere qualcosa. Io corsi non ne vendo. Gli indicatori che sono 10 euro al mese, se alla fine non è questo, non ho scopo di lucro, perché se andate a vedere il video di ieri o dell'altro ieri o di questa settimana, la mia performance con la performance di questa settimana, insomma, ci vive una famiglia 2 o 3 mesi fatta in una settimana, quindi non ho lo scopo. E notate, mentre sto facendo il webinar in tempo reale, questo adesso si è spostato perché il grafico era così, oppure cos'era? Questa freccia si è spostata, vediamo se ho spostato il grafico. Questa qui era della trend line, se vi ricordate. Quindi vedete, si sta verificando quello che stiamo guardando, anche perché il target è questo. Va bene. Comunque, torniamo a noi. Vediamo che Fibonacci ed è sta tornando su. Chiaro che qui è partita la distribuzione. Questo qui poi, alla fine, per chi c'era prima, è il ciclo 1, quindi siamo nel ciclo 2 adesso. Vabbè, non li segno neanche perché il ciclo 1 potrebbe essere anche questo, il ciclo 2 siamo già nel ciclo 3, non lo so, non mi interessa. Torniamo da noi perché sennò perdiamo troppo tempo. Allora, quindi ti ho spiegato la dinamica, il perché la candela della mezz'ora ha un effetto, tutte le candele che cambiano un effetto. Una strategia molto interessante che avevi fatto vedere una volta, Luca, non mi ricordo neanche il tuo nome, perché sicuramente mi hai visto su qualche video, una volta si basava sulla creazione di rettangoli divisi in due. E da lì andava short o long, se non erro. Sicuramente è una strategia del tempo. Il passato è la risposta per il futuro, penso sia quello. Sì, può anche essere, però è un livello di tempo. Cioè, i livelli di tempo, se io ti dico che puoi farlo anche qui esattamente, bella questa domanda. Comunque, Luca, non ti ho mai visto nel webinar. Quello delle 7 del mattino, no, quello delle 7 del mattino è un'altra cosa. Puoi vedere, per esempio, da questa zona qui, a questa zona qui, vedi che ti metti un livello di tempo. Quello che scrivo così, non mi rosso. Mezz'ora. Ok, quindi mettendo questo indicatore che mi indica le distanze, giusto?
posso mettere nel punto che mi interessa, per esempio da questo punto qui a questo punto qui, vedere che questo punto qui riparte, ma posso anche dire, ok, non mi interessa questo minimo qui, lo metto da questo minimo qui e lo sposto da qui. E quindi vedete che è precisissimo la zona da dove mi riparte. Ok? Ci sono diverse strategie. Ok? Poi tu intendi dire questa con i rettangoli messi in piedi così, ok? Che si sposta dall'altro lato. Lo so, però c'è tanta roba, quindi mi fa già piacere che se hai già visto qualcosa di mio, quindi hai capito che persona sono e come quanta passione ci metto io dentro a fare queste cose. Bene, torniamo a noi. Creare il proprio piano, andiamo con quello che mi hanno scritto qui, così ci segue un attimino. Semplice strategia per principianti, tanto è questa una. Poi vi do un attimino vi do un attimino un po' di input. Per esempio, se voi volete inserire un indicatore, che è quello, diciamo, il più utilizzato, andiamo su trend, su oscillatori, e prendiamo l'oscillatore, diciamo, quello di base, che è l'oscillatore stocastico, e lo mettiamo i parametri, essendo cioè veramente avendo un 12, per esempio, potrei metterlo 12, cambio solo questo, lo lascio semplice al momento e lo metto così. Questo indicatore qui, a prima vista, può funzionare in tutte le maniere, ma un indicatore, un oscillatore, da cosa prende il movimento uno stocastico? In genere, da cosa prende un indicatore il movimento? Cioè, da come, perché si muove un indicatore? Perché si muove? Nessuno? Perfetto, benissimo, dal prezzo. Chiaro, quindi prende dal prezzo. Quindi è chiaro che io, se io vedo uno stocastico che mi fa così, sul grafico ho questo, quindi mi fa anche così. E quindi mi fa anche così. Cioè, questo equivale che se io ho uno stocastico che funziona in questo momento qui, certo che non ho alle 3, 4, 5 di notte che non c'è. Non c'è lateralità e volatilità, non lo posso usare, ma guardate qui, per esempio, avrei dei punti per entrare long, per entrare anche short, cioè questo punto qui, ipervenduto, entro long. Dell'ipercomprato non lo faccio, però mi tocchi la trend line, faccio questa zona qui. In questa zona qui, segnale long, cerco il long e così via. Però non funziona all'infinito, prima o poi vanno a sfasarsi. Ok? Quindi non devo mantenere. Quindi lo stocastico è un indicatore valido, ma devi cercare la tua strategia. Ok? Io uso un indicatore ciclico che mi permette, diciamo, di usare, diciamo, la tempistica ciclica, quindi ho un indicatore che mi insegna anche il tempo e quindi è tutta un'altra cosa diversa. Va bene? Comunque vi ho fatto anche l'esempio per gli indicatori di base. Sì, vanno bene, ma a volte no. Ok? Tanto è arrivato sulla zona di resistenza, zona di pullback. Questa è una zona di pullback. Allora, già il termine pull back, pull ritorna indietro, pull back, cioè rimbalza sulla zona di resistenza. Se invece la resistenza non tiene, che poi non è più una resistenza, è diventato un supporto, essendo un supporto dovrebbe tenere. Se il trend è rialzista, tiene. Se invece il trend è ribassista, i supporti non tengono. Ok? Definizione. In un trend rialzista non tengono le resistenze, le resistenze non tengono, ma i supporti sì. In un trend ribassista tengono le resistenze, ma non i supporti. In questo caso, essendo il prezzo sopra, devo essere o saperlo, o comunque mettermela di un colore da sotto a sopra è verde, quindi diventa una zona di supporto. Prima era resistenza, adesso supporto. Quindi rimbalza sul supporto. Supporto, parola supportare. Resistenza respinge dal punto da dove arriva perché fa resistenza, la parola di per sé deve darvi già il significato. Va bene, quindi un paio di cose ve l'ho detto. Creare il proprio piano di trading. Riassumiamo un attimino: sono un trader neofita, sono ai principiante, però il caro Paolo mi ha detto di usare due coppie. Già incomincio a capire che non posso andare a sparare a destra e a manca su tutte le coppie che trovo in giro. Prima cosa, non conosco le coppie, quindi non so i movimenti. Seconda cosa, non so con quale criterio di velocità il cosiddetto pips, io lo chiamo pips, piperaggio, dell'astenia dollaro è più forte, dell'euro yen è più forte, dell'euro dollaro è un po' più moderato. Quindi anche lì devo prima capire quali sono le coppie che devo mettere in watchlist. Prima cosa,
Se io trado l'euro-dollaro, non ha senso tradare l'USD yen, scusate, l'USD CHF, che sono delle coppie correlate inverse al 90-95%. Quindi, se vado long di euro-dollaro, automaticamente l'altra coppia va short. Quindi, non ha senso tradarle assieme né nella direzione contraria, perché avrei seconda esposizione, ma poi avrei praticamente una coppia che non ha senso tradarle. Andrei piuttosto a tradare delle correlazioni. L'euro-dollaro, una correlazione buona con l'euro-dollaro potrebbe essere il dollaro-yen, per esempio. Potrebbe essere l'euro-AUD, che si muovono contrari. L'euro-dollaro e l'euro-AUD si muovono contrari. Troverei però una via di mezzo, magari scrivete, trovate su qualche sito, sul Timing Chart, per esempio, sul sito della Saxo Bank, una volta ce l'avevano questi tools, le correlazioni. Magari ve lo chiedete su Skype, vi trovo qualche link. E lì trovate delle correlazioni che variano dal 40 al 60 positivo o negativo. Vuol dire che non sempre sono correlate, a volte sì, a volte no. Quindi avete la possibilità di entrare su tutte e due le coppie senza andare a intaccare l'operatività di una coppia. Mentre state long da un'altra, potete fare o long o short dall'altra. Due coppie che mi vengono chieste. L'euro-dollaro io lo metterei di base perché ha un movimento abbastanza, diciamo, comodo e lineare dal punto di vista di trading, è molto più leggibile di tante altre coppie, anche se le altre coppie assolutamente non c'è niente da togliere, per esempio al grafico euro-yen o al dollaro australiano, cioè, insomma ci sono tante coppie belle da leggere, anche la sterlina dollaro, però partirei con l'euro-dollaro e scegliete un'altra coppia. Prima cosa, due coppie non le dovete tradare al 50% l'una, concentratevi sul 75-80% euro-dollaro, per esempio, e il 20% un'altra coppia, che sia Allen, che l'euro-yen, che sia la sterlina dollaro, che sia l'euro-sterlina. Cercate di guardare i movimenti che siano un po' inversi, ok? Questa è la mia definizione. Se volete magari veramente due coppie belle, io traderei l'euro-dollaro e il dollaro australiano contro il dollaro americano. In questo momento no, però magari, che ne so, la sterlina yen mi piace tanto. Ok? Vi faccio un esempio: se tradate la sterlina dollaro, non potete tradare l'euro sterlina, perché se la sterlina è forte, sale contro il dollaro e automaticamente è forte, fa scendere l'euro sterlina. Quindi sono correlazioni inverse molto forti che se vi incappate a tradare l'euro sterlina, poi siete tutti bloccati perché tutto il resto si muove, l'euro sterlina si muove contrario, vi siete messi in una situazione brutta. Quindi non tradate queste coppie assieme. Va bene? Ok. Poi il piano di trading. Questa è la definizione, già una è buona, mettersi in watch list due o tre coppie al massimo. Il piano di trading, no, certo che non posso farmi un piano di trading se ho un conto da 1000 euro e entro con un lotto. Questo già è un piano che sto scrivendo in un foglio già tutto pieno, cioè non hai la possibilità di muoverti. Ci sono strategie di trading che prevedono le posizioni di recupero. Per esempio, ho voluto per motivi di causa entrare in questa zona qui short, ma il mercato è andato al contrario. Allora, in questa zona qui vedo la trend line, vedo la possibilità di entrare short, entro short di nuovo. Chiaro che questa qui l'ho fatta da uno e questa l'ho fatta da due. Quindi con questa devo guadagnare la metà per andare a pareggiare questa che era in perdita. Operatività di martingala, non è da tutti. Quindi attenzione, la martingala è bella perché a me piace, uso tanto, ma è bella anche, è anche pericolosa. Allora, fammi leggere un attimino. Ok, ti ho letto, perfetto. Bene, benissimo. Quindi alla fine, anche questa cosa qui di andare a vedere le operazioni di recupero fa parte del piano di trading. Piano di trading vuol dire anche: posso fare trading alle 7-8 di sera? Se io arrivo a casa da lavoro alle 5 e mezza, faccio l'esempio di uno che va ancora a lavorare e dice: ah, adesso mi metto bello al computer e faccio il mio trading. Ma puoi fare trading alle 20 di sera? Quanta salute stai buttando via? Poi tolgo questo, intanto non ci interessa. Stai buttando via salute perché magari a quell'orario lì arrivi a casa stanco, fatti la doccia e dedichi a qualcos'altro. Ti metti alle 8 di sera a fare trading, magari anche sbagli qualche trading, fai fino alle 10, mangi davanti al computer, alle 10, 11, mezzanotte vai a letto stremato perché hai operazioni in perdita, magari si brucia il conto e domani mattina alle 6 ti devi alzare e andare a lavorare. Questo è il mancanza di rispetto per il tuo corpo, è assolutamente non un trading sereno.
quindi anche questo fa parte del piano di trading. Se avete una settimana che lavorate solo la sera, potete fare trading la mattina. Se avete tutti i giorni che non potete fare trading, allora dovete passare il vostro piano di trading, andare ad operare in un time frame daily, magari alla mattina 5 minuti, alla sera 5 minuti, vi fate le vostre analisi e mettete gli ordini. Passiamo un'altra tematica, i tipi di ordine. Ok? Passo avanti per andare a vedere se riusciamo a toccare tutte le voci. Sono già le 11, abbiamo ancora un po' di tempo, 10:40, sono già oltre l'orario, vedete quanta roba ci sta in un'ora. Allora, se i tipi di ordine, esistono tipi di ordini a mercato, cioè io eseguo l'ordine adesso, vado long, mettiamo esempio qui, vado long, ok, devo andare long, compro, vado short, vendo. Però ci sono anche gli ordini pendenti. Che gli ordini pendenti me lo vado, per esempio io voglio entrare long in questa zona qui, 1,18 e 56, è un buy limit. Se un buy limit, uno come abbiamo detto 1,18 e 56. Adesso non me lo metto perché questo conto non ha capitale dentro, però vediamo se lo, per farvi l'esempio, non me lo mette sicuramente. Non ho un conto da farvi vedere adesso, conti reali non ne ho accesi adesso. Ordine pendente, la site 0,80, posso già entrare e mettermi gli stop loss sul take profit oppure posso farlo dopo. L'opposizione a me dice di no perché non ci sono denari nel conto, no? Okay? Un buy limit a questa zona qui. Poi se ma il buy limit non è giusto, mettete buy stop, non è che cambia tanto. Fatti dei test in demo o così lontani. Vedete, qui potete mettere un ordine pendente e entrare qui. Quindi non ci sono al computer, vado un attimino a, che ne so, devo andare a fare la spesa, mi metto un ordine qui, tra un tips 1,7 mi apre l'ordine pendente, rialzista. Okay? Tipologia di ordini. Ordini long, ordini pendenti o ordini a mercato, ordini pendenti o ordini a mercato nel cosa ho fatto? La rimetto. Ordini pendenti oppure ordini diretti a mercato. Non posso più togliere questa, se non tolgo. Ok? Quindi queste sono le due tipologie di tipi di ordine che ci sono. Però ci sono altri tipi di ordine. C'è l'ordine long, l'ordine short e di regola c'è anche l'ordine flat, cioè vuol dire non fare niente. Quando non hai le idee chiare, non hai il mercato chiaro, magari l'orario non è quello giusto e tutto ti sembra un po' strano, c'è tanta volatilità per via di un dato macroeconomico, tipo domani alle 14:30 ci sono i non-farm payrolls, che è il dato più importante di ogni primo venerdì del mese americano, lì ci sarà tanta volatilità. Quindi le analisi non servono perché il mercato è irrazionale, non gliene frega se c'è una resistenza, una trend line, il mercato si muove come si muove. Con il dato o contrario al dato, non gliene frega niente, speculazione pura, quindi magari non si fa trading. Quindi long, short, flat, tipologia di trading. Poi i tipi di ordine, ordini singoli, ordini a martingala, ordini a copertura. Allora, ordine singolo, entro long e via. Entro long qui, il prezzo mi scende. Entro long di nuovo su questa zona qui di supporto, ho due posizioni long che magari possono andare a guadagnarmi entrambe, quindi sto piramidare le operazioni. Normalmente piramidare è quando una è già in positivo, ne faccio un'altra più in alto. In questo caso sto mediando le operazioni. Mediare e piramidare. Tutti i termini che magari con il tempo poi li sentite di nuovo e sapete di cosa sto parlando. Bene, quindi questa è una cosa. Poi l'ordine singolo o l'ordine a martingala. 1, 2, 4, 1, 3, 9, 1, 4, 8 e così via, 16, se la martingala raddoppia, scusate, 8, 16, così via, raddoppia la size precedente. Questa è anche una tipologia. Altri tipi di ordine, ci sono gli ordini di hedging. Cosa vuol dire? Se usate un broker che vi dà l'hedging attivo, quindi long e short sulla stessa coppia, non incide perché io guadagno o perdo. Con un'operazione guadagno, con una perdo, quindi non sto usufruendo del margine. Se il broker vi permette di avere l'hedging attivo, quindi volete, cioè pagate, cioè usufruite il margine solo per le operazioni long e se mettete uno short viene automaticamente defalcato, quindi non usate il margine al 99,9%, allora potete mettere coprire un'operazione, congelare un'operazione. Se invece usate un broker che non ha questa funzione, se fate un long, uno short, viene calcolato l'ordine due volte sul margine, quindi anche questa è una cosa che dovete un attimino prima capire quale conto di trading state usando. Okay? Molto importante la dinamica su quale macchina sto usando, perché
Perché se usate una macchina che non lo sapete, una piattaforma che non usate, non sapete, o il broker non ve l'ha detto, o voi non ne siete accorti, o perché avete pensato che la leva 1,30 è migliore dell'1,500 e se usate leva 1,30 siete già svantaggiati. Leva finanziaria è paragonabile a un rotolo di carta igienica. Più grande è il rotolo, un rotolo nuovo è leva 1,500. Un rotolo usato che mi rimane solo poca carta è un rotolo a leva 1,30. Quindi mi posso pulire i poche volte, invece con un rotolo da leva 1,500 che il rotolo è nuovo, mi posso pulire il pip tantissime volte. Quindi questa è la definizione più banale, ma la più sana, perché qualche broker vi dice no, leva 1,30 perché è meno pericoloso. Col cavolo è meno pericoloso. È più facile bruciarsi un conto con una leva 1,30 che una leva 1,500. Chiaro che se tu hai 100.000 euro sul conto non hai questo problema, ma se hai 1.000 euro, con la leva 1,30 e 30.000, con la leva 1,500 e 500.000 euro sul conto. Quindi stai facendo trading con la leva, chiaro, più rischioso, ma hai più denari. Ok? Quindi puoi permetterti di alzare le size di posizione. Ok? Quindi anche questo è molto importante. Bene, altri ordini. Se io ordino, allora per farvi la definizione di ordini di hedging, se io faccio uno short qui e il prezzo comincia a salire, io qui mi faccio un long, vuol dire che questo spazio di tempo io l'ho congelato, freezing, perché da qui che guadagnavo con lo short non sto guadagnando, qui dove guadagnerei con il long sto perdendo con lo short, guadagno con il long, alla fine non sto facendo niente. Forse mi serve questa funzione se voglio congelare il conto e pensarci dopo il dato, pensare dopo, cioè bloccare l'operatività perdendo questi 10 pips che me li posso guadagnare con altre operazioni, poi alla fine decidere di chiudermi. Questi due, alla fine io congelandole so che all'interno di questi 10 pips io perderò sempre solo 10 pips più lo spread di questo e lo spread di questo. Quindi perderete solo questa quantità. Chiudendole tutte e due perdete solo i 10 pips, perché anche se sale e anche se scende rimangono sempre 10 pips di perdita. Va bene? Quindi l'effetto hedging serve a questo. Capite che c'è tanta roba? Bene. Ok, poi capire lo stop loss e il take profit. Vabbè, chi è che l'ha scritta sta roba qua? Vabbè, capire lo stop loss e il take profit. Va bene, se io ho una direzionalità rialzista, per esempio io voglio entrare qui long, partiamo dallo stop loss. Lo stop loss è strategico. Se io entro qui, dove mi metto lo stop loss? Qui, se è un'operazione pesante, io le chiamo gratta e vinci, voglio entrare con una size pesante, non consona con il mio conto da 1.000 euro, per esempio, magari faccio un lotto, però rischio da qui a qui due lotti, due o tre pips, quindi perdo magari 30 euro. Quindi su un conto da 1.000 mi posso permettere di perdere 30 euro, però se mi va bene ne guadagno 100, 200. Ok? Fammi leggere che mi hai scritto tantissimo. Allora, un attimino. Finisco questo poi ti leggo. Quindi da questa zona qui posso rischiare 30 euro per guadagnare 100, 200 se mi parte bene. Quindi alla fine equivale il rischio di 30 su un conto da 1.000, lo posso fare con una leva 1,500, non con una leva 1,30, questo è chiaro, no? Quindi questa è la strategia di uno stop loss strategico basato sulle size pesanti. Se io invece entro qui con una size che il mio conto è tranquillo, per esempio entro qui con una 0,05 su un conto, sempre il mio conto è un conto da 1.000, per farvi l'esempio sempre quello classico. Se io entro con un conto da 1.000 e metto 0,05, posso mettermi lo stop loss sul minimo assoluto, perché magari mi fa anche così, però poi mi riparte. Quindi sto rischiando sempre i miei 30-40 euro, però più spazio. Quindi uno stop loss, anche questo, strategico, tra parentesi, antidisastro. Quindi non lo lascio correre a vita. Ok? Va bene, anche questa è la definizione. Poi, take profit. Il take profit deve essere, un take profit deve essere una questione che strategico. Se io entro qui, il primo take profit è la parte del canale. Faccio un esempio su questo che ho adesso. Se io adesso entro qui su questa zona di resistenza e voglio entrare long, ok? Entro long, il primo take profit è il canale. Sempre qui. I take profit sono strategici. Oltre a questo, devo seguire anche qui il cambio dell'ora, quindi non vedete il cambio dell'ora? Anche se la situazione magari è rialzista, il cambio dell'ora vi fa la spike ribassista, l'effetto palloncino. Va bene, le 10, poi vediamo magari come si comporta. Notate che il prezzo è sempre rimasto sopra la media 48, qui è la prima volta che va sotto la media 48. Ok? Vediamo come si comporta. Se ritorna qui sopra, chiaro che continua la fase rialzista sopra questa zona qui. Ok? Va bene, torniamo a noi.
Il take profit deve essere strategico. Se io entro long per andare a toccare il pivot, non è perché arriva il pivot e dico: ah, ma è arrivato veloce il pivot, magari me lo tengo, forse mi va il secondo. Forse, per fortuna, speriamo, sono tutte definizioni che non servono. Qui è un take profit, se sei entrato ti prendi il take profit qui e basta. Hai monetizzato e portato a casa. Andate a vedere i video nel blog e vi rendete il conto perché sono profittevole, ok? Perché come ieri io chiudo nei momenti giusti. Vedete la candela? Adesso torniamo qui perché il grafo mi serve questo. Allora, fammi leggere, Eugenio. Ti sei stato interessantissimo, purtroppo devo andare. Ok, buona giornata, se devi andare a lavorare. Sicuramente ci sarà l'occasione di sentirsi. Sono nuovo dell'ambiente finanziario. Ok, bene, se ti sei seguito e segnato i miei contatti, mi puoi seguire come vuoi, tanto non costa niente. Caro Eugenio, buona giornata e buon lavoro a te. Allora, tipi di ordine, tipi di stop loss, di take profit. Vedete anche qui il take profit può essere anche un take profit dinamico. Se io metto un trailing stop, che cos'è il trailing stop? Adesso non mi sono preparato niente per farvi vedere, ma il trailing stop è praticamente io metto un ordine pendente di take profit qui. Però pendente vuol dire che se io già sono sopra nel prezzo, metto che ogni 10 pips mi aggiorna il take profit, quindi ogni volta che lui sale di 10 pips ti aggiorna il take profit e lo porta avanti. Chiaro che poi quando ritraccia ti prende il take profit, cioè uno stop a pari è il take profit, uno stop a pari che piano piano più vai avanti più se lo porta avanti, lo puoi settare a 5, 10, 15, 20, 100, 200 pips, dipende dal time frame che fai. Io non sono un amante di take profit dinamico, ma sono un amante del take profit statico, cioè io chiudo secco l'operazione e non ci penso più. Difficile che ne chiudo metà e la lascio correre o che metto lo stop a pari. Solitamente io entro ed esco, come vedete poi nei video, se avete curiosità andate nel blog. Come lo metti a incrementare in automatico? Molto semplice. Adesso io non ho l'esempio da farti, però se vai su qui e non c'è, cioè se hai un'operazione aperta, io non ce l'ho. Fai il tasto destro, trailing stop, fatelo in demo, fatti in demo un paio di esempi. E anche qui, Giuseppe, ti rimando su YouTube, guarda come inserisco il trailing stop. E lì troverai qualcuno che ti ha detto, che ti ha fatto il video di 5 minuti, te lo vai a vedere e già hai capito come funziona. Oppure vai in un conto demo, prendi un'operazione aperta e cominci a fare tutti i tuoi test. Ricorda che i decimali sono 5, quindi se dici 5 pips devi mettere 50. Ok? Trailing stop, non training, trailing stop, ma vai sul tasto destro di un'operazione e ti dirà il trailing stop, va bene? Ok, quindi anche questa. Ok, l'hai trovata, perfetto, benissimo. Allora, anche questo l'ho detto, tipo di ordine, l'ho detto, siamo oltre l'oretta, vediamo se riesco a fare ancora qualcosina. Allora, valutare la strategia se sta funzionando, molto semplice. Io posso avere una carenza di operatività, cioè vuol dire che io posso avere anche un'operatività che mi guadagna poco, cioè che io posso avere un'operatività che vale di positività o il 40% in positive, di operazioni, e ho il 60% di operazioni negative. Però se le operazioni negative sono previste da uno stop loss e perdo per esempio 6 volte 10, opa, sotto nell'altro grafico, scusate, vado 6 volte, perdo 10 pips, quindi 10 per 6 volte perdo 60 pips. Questi 60 pips non mi interessano se io vinco 4 volte, ma 30 pips a operazione, quindi 30 pips per 4 sono 120, quindi oppa, sono tornato di qua, 120 pips, se vado a vedere questi 120 pips ne ho persi 60, sono comunque positivo facendo solo 40% di operazioni giuste. Ok? Quindi dipende dal rischio e rendimento. Se ogni operazione rischio 1 per farne 3, va bene anche perderne il 40%, cioè ne guadagnarne solo il 40 e perderne il 60. Ok? Quindi anche questa definizione di come valutare se la strategia sta funzionando.
Poi valutare se la strategia sta funzionando, e qui aggiungo anche ottimizzare la strategia. Cosa vuol dire ottimizzare la strategia? Se io vedo che la maggior parte dei trade che mi vanno bene sono dalle 9 alle 13, e poi magari dalle 13 alle 3 di pomeriggio faccio solo cavolate, vuol dire che quella strategia va bene per quegli orari della sessione europea e non per la sessione americana. Ok? Viceversa, se ho una strategia che alle 3 di pomeriggio funziona bene, ma alla mattina mi fa solo casini, meglio che la uso solo di pomeriggio, quindi ottimizzare la strategia. Se questa strategia qui funziona sull'euro-dollaro, non è detto che funziona sull'euro-yen. Quindi devo anche lì capire, magari sull'euro-yen un range un po' più ampio, la striscia yen un po' più ampia, la striscia dollaro più ampia, quindi devo anche lì capire qual è la miglior strategia. Magari la strategia va bene lo stesso, funziona, però devo diminuire le size, devo usare il martingala, devo cambiare i settaggi, faccio operazioni più lunghe, più corte, le medie mobili, quindi devo un po' variare la mia strategia. Allora, io direi di aver detto veramente tanto. Se vi do 5 minuti ancora, se avete qualche domanda ancora, vedo che siamo ancora tutti, un paio che devono andare a lavorare, siamo ancora tutti qua. Avete ancora qualche domanda, domandina? Interessante quello che ho spiegato? Ne avete ritirato fuori qualcosina? Io sono un trader che non si prepara slide per fare un webinar, non mi preparo perché sono preparato da sé. Sono, senza adesso dirmi, vantarmi, ma sono un vocabolario di tutto, un jukebox del trading, perché ho avuto la voglia e anche la forza, la curiosità, perché il trader deve essere sempre curioso. Quando ho incominciato 20 anni fa, 19 anni fa a fare trading, i primi 3 anni ho veramente preso la piattaforma, ho detto ogni singolo indicatore che c'è qui dentro, l'ho imparato a memoria, sono andato a vedere che cosa, chi era Bill Williams, come sono i volumi, che oscillatori ci sono, cos'è l'Every True Range, cos'è la TR, cos'è l'alligatore, e mi ricercavo, andavo in rete, trovavo qualche persona che lo spiegava e incominciavo a impararci, li ho imparati tutti a memoria, quindi se qualcuno mi chiede, ah, ma già lo so, ma non perché mi sono preparato per fare i webinar, mi sono preparato di persona per fare trading. Ok, io direi che per oggi, come infarinatura di come comporre una strategia o come l'hanno chiamato questo webinar, io penso di aver colto sul tante cose, tante tematiche che ci stanno dentro in un'ora. È difficile, però se vi fa piacere seguirmi, vedere il live, contattarmi magari anche su Skype per fare solo una chiacchierata. Assolutamente, su Skype trovate anche sul blog il tasto Skype, mi cliccate, mi iscrivete, mi dite sono tizio, ho seguito due webinar, vorrei fare due chiacchiere, mi libero, ci si sente 10-15 minuti, mi raccontate le vostre cose e magari posso consigliare qualche conto, qualche tipologia di conto di trading. Non tutti i broker vi permettono di tradare gli indici, come ho detto prima, ci sono broker che si può tradare gli indici e broker che non si possono tradare gli indici. Quindi tutto quanto un po' da vedere. Ok, allora io vi ringrazio della partecipazione. Vedete che non vi ho fatto vedere veramente tante cose perché è impossibile. Sarebbe da marchettare o farvi vedere adesso una strategia per vendervi qualcosa. Non sono il tipo che fa queste cose. Ok, grazie a tutti della partecipazione. Per chi mi vuole seguire, i link per i webinar li trovate sempre nel blog, nel tasto Links per Webinars. Lì trovate tutti gli appuntamenti per tutte le settimane fino a Natale. Poi da Natale vediamo se cambio gli orari o se rimangono quelli. Grazie a tutti di nuovo, la registrazione la trovate nel canale YouTube di BD Suisse oppure la trovate nel mio blog sotto la voce per chi è agli inizi. Grazie a tutti, ciao ciao, buona giornata, ciao ciao, grazie a tutti, ciao.